Paolo Caputo, buona la prima, avete vinto ai calci di rigore contro una grossa squadra come la Cimini, nel corso della partita è soddisfatto appunto di quello che è stato l'andamento, voi avete avuto soprattutto nel primo tempo tante occasioni, insomma è soddisfatto? Molto soddisfatto, io penso che oggi detto alla Città Vecchiese mancava un centesimo per fare una lira perché in troppe occasioni potevamo concretizzare, abbiamo colpito due traverse e forse la gara avrebbe preso un'altra piega, però sono molto, molto contento perché siamo stati sempre più positivi, sempre offensivi, abbiamo sempre cercato di giocare anche nei momenti più difficili, ma questo l'abbiamo fatto contro una grandissima squadra con dei giocatori fantastici. Con tutto ciò mi tengo ben stretti i miei perché hanno un valore umano veramente stratosferico. Insomma poteva essere quasi una semifinale o una finale viste le due squadre. Mister, per il campionato sei fiducioso vista quella che è stata la prova, vista quella che è la rosa appunto del Civitavecchia? Ma allora oggi tanto va fatto un plauso ai ragazzi che si sono sacrificati perché avevamo tra virgolette la coppia di centrali fuori, quindi Funari ha fatto una partita fantastica. Preventivamente avevamo fatto tutta la preparazione con lui da difensore centrale. Questo ci ha premiato perché è successo quello che è successo in settimana con Serpieri. Quindi sono giocatori e quando hai giocatori così duttili penso che non devi aver paura, specialmente quando cerchi sempre di giocare la palla senza nessun timore dell'avversario. Massimo rispetto ma nessun timore. E abbiamo sentito anche i tifosi, insomma hanno partecipato nonostante il campo fosse a porte chiuse, probabilmente nessuno ha questi tifosi che avete voi, mister? Assolutamente no, numeri uno. Sono numeri uno e pochi possono vantare di così che abbiamo noi.